la Nacon mi ha mandato il codice per Steel Rising. Hanno fatto un errore a mandarmelo perché io sono il miglior giocatore di Souls-like. Volevano che umiliassi il loro gioco. Do un po' di contesto. Sei l'automa ballerina guardia del corpo della regina. Luigi è impazzito e vuole sopprimere la rivoluzione con l'uso degli automi. Gli automi si ammutinano e fanno free for all. Allora, prendi la mira dell'obiettivo. Ragazzi, ho vinto! Posso metterlo tipo equipaggia? Nice! Posso equipaggiare anche questo? Nice! Posso equipaggiare anche questo? Nice! Prova ad attaccarmi, provaci. Davvero, sul serio. Easy. Dio santo. Oh, posso correre, signori, posso correre. Ho aperto la porta, ragazzi, ho vinto Steel Rising, let's go. Nice! Ora, io non voglio dire niente, ma questa poltrona non è proprio rassicurante. Noi usiamola lo stesso perché YOLO, no? Oddio santo, che ansia! Guardate che sta facendo. Signore, si è dimenticato la lavastoviglie accesa perché dovrebbe andare a fare i piatti. Qui abbiamo Edoardo Facose. Tra l'altro avete visto come si muovono, è bellissimo. Sono un granchio. Volevo dire al signore che tra l'altro si può anche poggiare a terra quando muore, dato che vedo che praticamente è sospeso in aria. Signore e signori, boss fight. Questo era illegale comunque, signore. Comunque lo sto facendo vincere perché effettivamente mi dispiace. Mi dispiace nel caso farlo per... Io speedrunno. Combattiamo, ma stavolta vinciamo. Signori, è rotta! Signori, si è rotta! Su consigli di Edo, usa le pistole. Secondo me le pistole sono un po' sopravvalutate. Le andrò comunque a prendere perché magari è per farvi vedere un gameplay più completo. Va bene, le andiamo a prendere adesso. Uso una tecnica infallibile, si chiama... Giro intorno alla fontana, mi prendo quello che mi devo prendere. Ho preso un cappello. Equipaggiamento. Copri capo. Che cappello carino, fa qualcosa? Uno di armatura, ci sta. Tra l'altro, se volete comprare il gioco, mi raccomando, ragazzi, usate il mio link perché così a me arrivano dei soldi, no? Questo ambiente mi ricorda un pochino Shrek. Capodanno a Napoli, signore e signori, è una cosa che avrei voluto sempre fare, ma sono convinta che mi darebbero fuoco. Sono convinta che mi userebbero come combustibile. Scusi, ma lei che cavolo ci fa qui? Allora, posso dire che è un po' illegale questa cosa? Questa non è la legge. Angelo Greco sarebbe assolutamente non soddisfatto della cosa. Scusatemi, però... Potresti portare Peppa Pig. Io ho letto delle recensioni di Peppa Pig. È effettivamente un gioco molto difficile. C'è una scena in cui Giorgio da dinosauro mangia il protagonista. Questo è un bel problema, ragazzi. Nice. Signori, però sono arrivato a metà, quindi con un po' di concentrazione. È rotta! Come vi sembra il gioco al momento? Personalmente devo dire un po' troppo facile. Un po' facilino. Evitare e colpire. Cioè, comunque è della stirpe di Edoardo Facose. Il che mi... Ho fatto un qualcosa che non dovevo fare. Grazie mille, è stato un piacere. Vi devo dire, un po' easy questa boss fight. Apriamo questo forziere perché dentro ci troviamo sicuramente il reddito di cittadinanza. Peccato che tu abbia un problema con le seghe perché ti farei tanti jokes sulle tue capacità tecniche. Edoardo fa cose, sì, becca il time out permanente sul mio canale Twitch perché è un pessimo amico. Sono tornato, cosa mi sono perso? Beh, allora, io ho battuto il boss più difficile del gioco. Adesso è stato molto semplice. Non so perché l'hanno messo all'inizio. Si spara così. Sapete che mi piace quest'arma perché effettivamente non mi devo avvicinare all'avversario. Stiamo giocando a Steel Rising. Sto letteralmente facendo il cosplay di Jean-Pierre Pornareff con tutto quello che ho. Che cosa ci troviamo qui dentro? Oh! La flat tax. Allora, io non voglio dire niente, ma lei sembra una cosa che ho visto solo nei peggiori ristoranti giapponesi. Ha bisogno di qualcosa? Cioè, vuole che le vado a fare la spesa? Cioè, se vuole può fare un globo, non lo so, un qualcosa del genere. Se n'è andato, ragazzi. Comunque, ragazzi, non siamo in Francia, a quanto pare, perché io questa roba io non l'ho mai vista in Francia. Ragazzi, sono letteralmente dei mattarelli, comunque, guardate. Oh, 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 oh.
signore, potrebbe venire una qua un attimo? Ho una cosa da mostrarle. Si chiama arma da fuoco. Non so se lei ha presente, in America è molto diffusa. Basta così. Le scuole americane be like. Catalizzatore di Lavoisier. Questo è quello che serve per potenziare la Estus. Scusi signore, vorrebbe per caso un massaggio alla schiena? No. E becca di sto cigno. Becca di sto cigno bello allenato e tirato. Si gode ragazzi, si gode. Ragazzi, il molo! Sedia, che cosa ne pensi della Calabria? Penso che sia sopravvalutata. Il lago Duria, il lago Duria. È proprio... Dovevo proprio battere Ornstein? Ariete fulminante instabile. Scusi signore, hai mai sentito parlare delle armi da fuoco? Signore, buonasera. Vuole sentire parlare del mio... Questa cosa è molto illegale. Sedia, ma sei mai stato a Catanzaro? No ragazzi, mi dispiace, ma sto cercando di evitare di mettermi in luoghi pericolosi. Tipico calabrese, quando non gli si dà quello che vuole. Chiedo scusa signore, ha mai sentito parlare di Catanzaro? Mi sa di sì. Ragazzi, io ho fatto una cosa che non ho proprio idea di che cosa ho fatto. Becca di sto cigno, becca di questo, becca di questo. Nice. Ragazzi, è rotta. Ci sono più maranza, Napoli o a Treviso. Tra l'altro c'è questa musica epica, ma il mostro effettivamente non è poi così epico. Effettivamente è anche molto aggressivo. Secondo me a questo qui, se gli recitiamo la poesia del Pacciani, si calma un tantino. Ho poca vita, tiriamogli un San Pietrino, ragazzi. Tiriamogli un San Pietrino. Due San Pietrini, tre San Pietrini. Possiamo farcela, possiamo farcela, possiamo farcela, possiamo farcela, possiamo farcela, ve lo dico. Ragazzi, scuole chiuse a Napoli perché questo calabrese ha rubato il palo della luce. Easy. Ragazzi, ho vinto, easy. Cosa? Molto easy. Molto easy. Molto easy. Andiamo a Parigi. Ragazzi, raggiungi Parigi dalla Calabria. Prendiamo la barca per Parigi, signori. Dalla Calabria, let's go. Let's go. Mettiamoci in posa. Prendiamo il nostro remo in... Just remo. Prendiamo Just remo e andiamo. Gros caillou, caillou, ta-da. La barca, nel momento in cui lei si è messa a navigarla, era leggermente più piccola di questa. Come dicono i francesi, baguette.